Io credo che le persone dovrebbero studiare un poco ogni giorno. Dovrebbe diventare un'abitudine, come spazzolarsi i denti, pettinarsi i capelli, farsi una doccia o vestirsi. Studiare la mente, le leggi dell'universo e i paradigmi. C'è abbastanza informazione su queste materie per fare sì che una persona studi per sempre. Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta. Tutti i grandi uomini del passato sono stati dei visionari, erano uomini e donne che si proiettavano nel futuro. Pensavano a quello che sarebbe potuto essere, piuttosto che a quello che già era, e poi loro stessi entravano in azione, per fare in modo che queste cose accadessero. Il tuo scopo spiega cosa stai facendo della tua vita. La tua visione spiega come stai vivendo il tuo scopo. I tuoi obiettivi ti consentono di realizzare la tua visione. Io credo che le persone dovrebbero studiare un poco ogni giorno. Dovrebbe diventare un'abitudine, come spazzolarsi i denti, pettinarsi i capelli, farsi una doccia o vestirsi. Studiare la mente, le leggi dell'universo e i paradigmi. C'è abbastanza informazione su queste materie per fare sì che una persona studi per sempre. Se sai cosa fare per raggiungere il tuo obiettivo, non è un obiettivo abbastanza grande. È una cosa strana, lo avrai detto migliaia di volte, ne sono sicuro, non saprai mai quello che sei capace di fare fino a che non provi. Comunque l'amara verità è che molta gente non prova mai nulla fino a quando non sa di poterlo fare.